Ieri Giorgia Meloni ha detto che non esiste una questione morale e quindi non c'è alcun motivo per dimettere o togliere le deleghe, dipende dai casi, Santanchè, Delmastro, Sgarbi, eccetera. Restiamo su Sgarbi o quel che ne resta, questo soggetto a fine corsa dalla nascita, patetico, imbarazzante, volgare, inguardabile. Questo cibino puerile, violento verbalmente, diversamente lucido, una vergogna per un paese come il nostro avere un sottosegretario di questo tipo che utilizza certi toni, che commette certi reati, che ha un certo passato giudiziario, etico e morale. Vittorio Sgarbi ha sempre detto che la tela di cui stiamo parlando da giorni, da settimane, quella che fu rubata nel 2013, da un castello sopra Torino, castello che frequentava molto Sgarbi, castello dove era stato Sgarbi, quadro che piaceva tantissimo a Sgarbi, che faceva di tutto per farla vendere questo quadro alla signora proprietaria del castello e all'epoca anche di un ristorante. Sgarbi ne era fissato al punto tale che ci mandava anche degli amici, cercando di convincere attraverso questi amici la signora a vendere quel quadro. Ecco, Sgarbi ha sempre detto che il quadro che lui ha esposto 2 anni fa a una mostra a Lucca non era lo stesso che fu rubato nel 2013 in situazioni abbastanza particolari e fu rubato appunto a questa signora dopo che Sgarbi aveva dimostrato di essere molto interessato. È chiaro che molti ne avevano parlato, in realtà neanche tanti, ma soprattutto Report e il Fatto Quotidiano. Perché voi capite bene che è già grave di per sé se una persona ruba o fa rubare un quadro che gli piace tanto, e poi lo fa riapparire 2 anni dopo fingendo di averlo trovato in una villa, un rudere di proprietà della famiglia, come ha detto Sgarbi, e se è ancora più grave se questa persona ha fatto tutto quello che vi ho detto ed è pure sottosegretario ai beni culturali. Sgarbi ha sempre detto che era una coincidenza, che il quadro che lui ha fatto vedere in questa mostra del 2021 lo aveva trovato in questa villa nel Viterbese, villa che non era protetta, villa che non aveva recinti, e lui l'aveva trovato in un intercapedine, una bella botta di fortuna. E ha sempre detto che era diverso questo quadro da quello rubato nel 2013 perché era un quadro, quello di Sgarbi, che conteneva delle diversità, diversità riconducibili a 2 aspetti. Il primo, il quadro di Sgarbi è più piccolo. Ma probabilmente più piccolo, o questa è la tesi di Report del Fatto Quotidiano e anche degli inquirenti, perché quando è stato rubato nel 2013, quelli che l'hanno rubato erano così incapaci e imbecilli da averlo rovinato, rotto, strappato e quindi rimpicciolito. Seconda cosa, Sgarbi dice che non è lo stesso, ma è una copia, perché la versione di Sgarbi, il quadro di Sgarbi, contiene, se non sbaglio, in alto a sinistra, ma posso ricordare male, una torcia, neanche una torcia, una luce, sì, una torcia, comunque una fonte luminosa che non c'era nella versione rubata nel 2013. E quindi lui dice: vedete che non è la stessa cosa, perché l'opera è diversa. E qui viene da ridere perché, per carità, ci sono degli esempi nella storia dell'arte di pittori che fanno lo stesso quadro con delle differenze piccole. Però fa ridere che quest'autore, questo fenomeno, della scuola caravaggesca, abbia fatto lo stesso quadro aggiungendoci soltanto un elemento di luce che peraltro non c'entrerebbe niente con la storia dell'arte caravaggesca. Sgarbi, di fronte a queste critiche, quindi ha sempre negato l'evidenza, ha sempre detto che il fatto ha inventato tutto, che Report ha inventato tutto e ha insultato in ogni modo tutti coloro che hanno ripreso questa notizia, compreso il sottoscritto. E non dico altro su questo aspetto, perché ho molta misericordia nei confronti del cibino, perché sono sempre molto vicino nei confronti delle persone che sono scomparse e neanche sanno di essere scomparse. Piccolo particolare. Stamattina il Fatto Quotidiano riporta un articolo di Thomas Mackinson straordinario che chiude la vicenda. Definitivamente. Secondo me, non solo secondo me. Se non vi basta l'articolo di Thomas Mackinson stamattina sul Fatto Quotidiano, domenica guardate Report, perché avrete anche la versione video di quella che è una delle più grandi vergogne
nella storia recente della politica, della cultura, dell'arte e della morale italiana. Se fosse confermato tutto quello che si evince dal servizio di report del Fatto Quotidiano, saremmo di fronte a una delle più grandi vergogne degli ultimi anni. Perché questa vergogna? Perché parlo di vergogna? Per almeno tre aspetti che ci dicono che il quadro che fu rubato nel 2013, quadro che piaceva tantissimo a Sgarbi, è con ogni probabilità lo stesso quadro che 2 anni fa Sgarbi ha esposto in questa mostra di Lucca. Quindi quello che vi sto dicendo è che ci sono adesso le prove che sembrano a tutti gli effetti inconfutabili che il quadro rubato nel 2013 è il quadro che oggi è di proprietà di Vittorio Sgarbi e che quindi tutto quello che ha scritto il Fatto Quotidiano, tutto quello che ha teorizzato e dimostrato Report è vero. E quindi, oltre a tutto quello che già sapevamo di Vittorio Sgarbi, i passati giudiziari, i guai giudiziari, le intemperanze verbali, i conflitti di interessi, reiterati anche in qualità di sottosegretario, vergogna dei beni culturali, vergogna della Meloni, che ha piazzato ai beni culturali un soggetto del genere, che neanche potrebbe fare, secondo me, il capo condomino in Uganda, con tutto rispetto per l'Uganda, ma è una citazione di Giorgio Gaber. Ecco, noi adesso abbiamo le prove che questo soggetto è in possesso di un quadro rubato 10 anni fa, e guarda caso è il quadro rubato che tanto piaceva a Sgarbi e che Sgarbi voleva a tutti i costi avere, ma non gliel'hanno venduto, e lui ha mandato tanti amici cercando di convincere questa signora a vendere il quadro, non gli è riuscito, e magicamente poi questo quadro viene rubato e pochi mesi dopo compare da un restauratore che lavorava per Sgarbi, Sgarbi glielo fa avere e il restauratore sostiene, sosterrà sempre, che è lo stesso quadro. Ma Sgarbi diceva, è il restauratore che ha inventato tutto, restauratore che deve avere centinaia di migliaia di euro, se non ricordo male, da Sgarbi. Sgarbi non paga praticamente nessuno perché finge di essere un nulla facente. Cioè, nulla facente lo è, ma finge di essere nulla tenente. E siamo un paese così capovolto e patetico per molti aspetti che addirittura la giustizia gli crede. Quindi tu lo quereli, vinci, perché è ovvio vincere le querele con un soggetto simile, però lui non ti paga. Tutti quelli che vincono delle cause devono aspettare il pignoramento della sua pensione. Ma ti devi mettere in fila perché ce ne sono 6 o 7 che stanno prendendo i soldi, ma tipo 100 euro al mese, tra questi c'è anche Di Pietro e prima ce ne sono altri prima di Di Pietro, perché è l'unico stipendio pignorabile. Ma vi dicevo, perché ci sono queste 3 prove? Perché parlo di 3 prove inconfutabili? Perché lo sono, o quantomeno lo sembrano. Quali sono queste 3 prove? La prima, Vittorio Sgarbi si è servito per mesi, e ci sono le prove, di uno studio bellissimo, a Correggio, provincia di Reggio Emilia, uno studio avveniristico aperto da 2 ragazzi che avevano una copisteria che hanno investito milioni di euro per fare, legittimamente, sia chiaro, delle riproduzioni a livello incredibile. Ma delle riproduzioni identiche all'originale, delle stampe identiche all'originale. Lo hanno fatto per, non certo per frodare la legge, per carità, anzi, quando questi 2 proprietari si sono resi conto che una delle loro prime copie era stata la copia di un quadro rubato di cui tutta Italia parlava, o almeno Report, o almeno Fatto Quotidiano parlavano, ha detto, Dio, che è successo qua? E i proprietari dicono che Sgarbi è stato per mesi uno dei clienti più assidui della loro società, del loro studio, e la prima stampa che loro fanno è proprio di quel quadro lì. E Sgarbi, dopo aver fatto questa copia dove c'era già la torcia, quindi la giunta posticcia, quando viene fatta questa copia, Sgarbi va a vedere e rimane anche positivamente colpito perché dice, accidenti, sono uguali. L'originale, che sarebbe con ogni probabilità il quadro rubato, è uguale alla copia. Primo punto di riferimento che ci dice, prima prova che ci dice che siamo di fronte a una frode vergognosa, nonché patetica. Perché se Sgarbi volesse fare il ladro sarebbe la caricatura di Arsenio Lupin, sarebbe un Totò che non ce l'ha fatta, protagonista di un film involontariamente comico, in realtà tragico, molto tragico, come tragico tutto ciò che fa Sgarbi. E solidarietà a tutti quelli che gli stanno accanto, a partire da quella che viene definita anche con un certo eufemismo, verosimilmente, la compagna, ma se lo è sul serio, solidarietà alla compagna.
Seconda prova inconfutabile. Se si mettono a paragone, se si confrontano la stampa, la copia in HD, la foto che è di proprietà e che c'è adesso lì nello studio, con la foto del restauratore, quando il restauratore riceve questo quadro che non sapeva essere rubato, se si confrontano queste due foto, quindi la foto del restauratore e la foto dello studio, ci si rende conto che è la stessa opera, è lo stesso quadro. Non solo, coincide tutto, coincidono i tagli, le lacerazioni, la pigmentazione e ci si rende anche conto che la parte di torcia, quindi questa luce aggiunta, ha una pigmentazione, non voglio andare sul tecnico perché non me ne intende, non me ne intenderei. Ma è evidente, osservando questa foto in HD, che è stata aggiunta successivamente. Quindi qualcuno ha aggiunto questa luce per far credere che il quadro rubato nel 2013 non era lo stesso del quadro che sarebbe poi stato esposto nel 2021 a Lucca, lasciando intendere che Sgarbi lo aveva trovato fortunosamente dentro una villa abbandonata e comprata dalla famiglia Sgarbi, in particolare, se non ricordo male, dalla madre, nel 2000. Terza prova, questa più inconfutabile di tutte. Se si prova a inserire il lembo di quadro rubato, che è stato trovato fortunosamente qualche giorno fa, qualche settimana fa, proprio da Report e proprio da Thomas Mackinson, nel luogo del delitto, cioè del furto del 2013, quindi sono andati a vedere questo castello, quel che resta della tela, e c'è ancora la cornice, e dentro la cornice o dietro la cornice c'era uno strappo, un telo, un pezzo del quadro originale. Ecco, se si fa attraverso il computer una prova e si mette questo telo che è stato trovato, questo lembo, questo strappo di tela, lo si inserisce nella copia che è di proprietà di questo studio a Correggio, zac, il lembo strappato coincide e sta perfettamente dentro l'opera originale. Quindi, o meglio, dentro l'opera rubata e dentro la copia che è stata fatta da Sgarbi. Ora, voi capite bene che di fronte a queste tre prove inconfutabili, o stanno inventando tutto, questi di Correggio, il Fatto Quotidiano, gli inquirenti, Report, o la tecnologia trama contro Sgarbi, o tutto trama contro Sgarbi, oppure siamo di fronte alla prova inconfutabile che ci dice che Vittorio Sgarbi ha come proprietà un quadro che è stato rubato 10 anni fa da una signora che peraltro si fidava pure di Sgarbi e che aveva ospitato Sgarbi per presentare un libro e che aveva chiesto a Sgarbi di dirgli, anzi dirle, quanto valessero i quadri che aveva in questo castello. E Sgarbi li valutò tutti tranne quel quadro lì perché sapeva che era quello che valeva di più e non lo voleva dire alla signora, che infatti quando le viene rubato il quadro va dai carabinieri e non dice neanche il nome dell'autore perché non lo sa, perché Sgarbi non gliel'ha detto. Sgarbi ci ha detto negli ultimi mesi che non era vero niente, che il quadro rubato non era quello che lui ha esposto a Lucca e adesso noi abbiamo la prova, le prove. Ripeto, a meno che non sia stato inventato tutto, abbiamo la prova che Sgarbi ha mentito e che Sgarbi oggi ha un quadro rubato 10 anni fa e lo espone pure e ci dice che è suo perché l'ha trovato in una villa nel Viterbese. Ora io vorrei chiedere, e ovviamente di questa cosa ne parlerò praticamente tutti i giorni perché sebbene sia uno smacco terribile per questo paese, godo come un riccio al pensiero di quanto Sgarbi stia rovinando pateticamente, stia cadendo pateticamente, stia cincischiando nella melma, nell'orrore di se stesso. E quindi ne parlerò tutti i giorni. Ma io vorrei domandare a Giorgia Meloni, ma tu veramente oggi mi vorresti continuare a dire che non c'è questione morale? Tu veramente mi vuoi dire che questo paese, questo straordinario paese, si merita lo smacco di avere sottosegretario ai beni culturali questo caso umano? Questo caso psichiatrico, con rispetto parlando,
che dopo tutto quello che ha fatto fa, e c'è ancora qualcuno addirittura che lo invita in televisione, sarebbe anche proprietario, si fa per dire, di un quadro rubato 10 anni prima, dopo che lui aveva fatto di tutto per farlo vendere sotto costo a una signora che si fidava di lui. Noi dobbiamo tenere come sottosegretario uno così? Ma stiamo scherzando? La vicenda continuerà. E voi domenica, mi raccomando, guardate. Report. Ovviamente Sgarbi ha sclerato anche lì. Io farò subito un video appena vedrò il filmato, che già so che mi farà sognare. Cibino Sgarbi, che bello questo tuo tramonto, questa tua agonia, questo tuo calvario. Ti auguro miliardi di giorni così. Tanta salute e tante figure come questa. Ciao Cibino!